nelle gare del mezzo fondo, però ci ha rivelato il motivo per cui non l'abbiamo vista partire negli 800 stile libero e nei 1500, un problema alla spalla, anzi da brava toscana ha fatto sopra anche la battuta, detto sintetizzando, ho un problemino alla Detti, cioè un problema di dolore alla spalla. Per Gabriele abbiamo visto semaforo verde, fortunatamente dopo il consulto medico, adesso vedremo quali saranno i suoi prossimi impegni e soprattutto la gestione di un momento in cui dovrà cambiare qualcosa nella preparazione, soprattutto nella preparazione a secco, per cercare di tutelare nel miglior modo possibile articolazione e muscolatura. 29.35, Marco Ferrario è la batteria numero 2, sono 7 quelle in programma nei 50 rana. Orfani, lo ricordiamo, di Nicolò Martinenghi. Esatto. Vedere così poca differenza, seppur nelle serie minori, tra le gare femminili di prima e le gare maschili di adesso è vero. Fa effetto, ma dà anche un'idea di quella che è la validità del gruppo di raniste azzurre di vertice. La Castiglioni con il suo 30-33 l'anno scorso è entrata, se non sbaglio, col secondo tempo al Scozzoli, formidabile. Abbiamo visto in un 100 come mai era andato veloce, questo per un atleta dell'88, reduce da un infortunio qualche anno fa e da diverse stagioni non proprio felici, è la dimostrazione che la costanza, il lavoro, la concentrazione e la voglia di tornare alla fine premiano sempre, e per Paltrinieri insomma la costanza di essere uno dei il mezzofondista più forte del mondo e il suo standard di qualità. Te lo chiedo proprio così, fuori dai denti: lo fa il tempone o non lo fa dopo quel 7.45 negli 800 stili? Va sempre forte sui 1500. Cosa intendi per tempone poi, Tommaso? Tempo, 14.40? Sì. È alla sua portata. Magari anche 39. Beh, ancora meglio, certo. Beh, se facesse 14.45 non sarebbe un tempone? Sarebbe un tempone, sì. Comunque. Però voglio proprio poter urlare un po'. Va bene. Che cosa dici? Beh, io penso che quello sia il suo standard di base, no? Sarebbe, a un basale da 14.40. Sarebbe spettacolo puro per Riccione, per questa vasca, ma anche per tutto il resto del mezzo fondo mondiale. Ci siamo dimenticati nulla? Mi sembra di no. No, bene la rana femminile anche stamattina. Sì, possiamo aggiungere qualcosa sulla sfida che sarà tra Arianna Castiglioni e Martina Carraro nel cinquantino femminile. Sì, favore del pronostico sulla Lombarda per diverse ragioni, però insomma una sfida viva in cui entrambe le atlete hanno già notato uno sprint sulla rana molto interessante già in batteria. Ci dobbiamo fermare, nei 200 dorso femminile abbiamo detto troveremo Margherita Panziera nella finale del pomeriggio. Ringrazio Elisabetta Caporale, dove sei? Eccomi, c'era il riquadro e non c'ero io, non è bellissimo, colpa mia naturalmente. Ci risentiamo.